Senta Morra, a questo punto deve riconoscere anche al governo italiano però di aver messo la questione immigrazione al centro dell'agenda, perché c'è anche quello, dice Sì, qua lo sento dire da Matteo Renzi Mario dice siamo Monti, stati da noi Silvio Berlusconi, da Enrico Letta, da Matteo Renzi, qua a tutti mettere quanti mettono al l'agenda. centro. Scusi, E non. però poi bisogna realizzare, mi pare che ci sia stato un semestre italiano qualche tempo fa, mi pare che noi si abbia una certa Lady Pesch, Lady Mogherini, no? E che cosa si è fatto? Forse è stata, io me lo auguro, una foto decisamente più efficace delle istituzioni. E che cosa vuole che le dica? Io spero che adesso questa ondata di emotività si traduca in razionalità per intervenire innanzitutto nel gestire gli effetti, ma soprattutto per incidere sulle cause. E allora le cause sappiamo tutti quali siano. Perché non si interviene per esempio sulla cooperazione internazionale, non sulla corruzione internazionale? Perché se noi spendessimo la metà di quello che spendiamo in accoglienza in quei paesi, promuovendo effettivamente cooperazione, probabilmente questo fenomeno immediatamente sarebbe ridotto e di tanto, rendendolo molto più gestibile. Allora Morra, io prima di salutarla c'è il segretario generale della UIL che le vuole fare una domanda, credo, vuole intervenire su questo tema. No, volevo Prego. intervenire su questo perché tutta l'Italia specula sui migranti. Per Non la capirci. sento. Tutta l'Italia specula sui migranti. Ah, sì. Per capirci, noi oggi abbiamo i migranti che sono arrivati in Italia, che lavorano regolarmente, che producono PIL, che permettono di essere loro in attivo nonostante tutto quello che stiamo spendendo anche per gli irregolari. Io poi provengo da una regione che ha 5 milioni di abitanti in Sicilia, 5 milioni all'estero, e i nostri migranti noi abbiamo esportato braccia, cervelli e mafiosi. Quindi noi dobbiamo concentrarci senza i toni di campagna elettorale perenne su un tema così delicato e epocale, su come risolviamo i problemi per le infiltrazioni criminali e oggi posso dire anche terroristiche. E questo Ma non si le può posso fare, rispondere? Io mi sono non si può impegnato fare, proprio nelle ultime diciamo. settimane di 2 centri provvisori d'accoglienza in Calabria e in tutti e due questi centri, e forse non è detto che sia soltanto una questione di questi due, ci sono problemi su cui sta intervenendo la E magistratura. allora Allora, perché non interveniamo su questi aspetti? Perché non superiamo il sistema degli sono affidamenti diretti? perfettamente, Perché non guardi, rendiamo tutto trasparente e pubblico? Sì, benissimo, però lo si Morra, dice, perché non si fa? io che sono sempre non molto, diciamo, accondiscendente alle politiche del governo, ho condiviso quello che ha detto Renzi alla festa dell'unità su metterci insieme per sconfiggere il caporalato, che è sfruttamento indegno degli migranti che arrivano nel nostro paese Un altro attraverso punto la nostra. vorrei Mi chiedere a scusi, da Morra, no? quando io sono ragazzo esiste il caporalato. La Esatto. politica ha sempre sostenuto di voler combattere questo fenomeno e Se siamo si nel cominciasse 2015 e ancora il caporalato c'è. E allora cerchiamo un pochino tutto di assieme sarebbe imparare che una cosa soprattutto chi utile. riveste ruoli Morra? politici deve far seguire alle parole i fatti. Poi per Scusi, il resto prima di salutarla, esiste la TV. un'ultima domanda. Renzi alla festa dell'unità ha detto che la differenza è fra il Partito Democratico e le bestie, cioè si tratta di tornare a essere umani. Lei è d'accordo con questa frase che ha Guardi, io suscitato del Partito invece Democratico dure reazioni da parte della Lega? non voglio commentare le parole di un Pinocchio che si trova a governare gli italiani. Io voglio dire che gli esseri umani Noi vanno abbiamo sempre un 2% rispettati, in più di ma se si vuole persone che rispettare affrontano il l'essere tema umano lo si della deve fare con uno mortalità strumento e sui razionale, positivo, non-vax che si chiama c'è la legge. ripresa. Se noi Abbiamo andato continuiamo a avanti con calpestare coloro le che hanno leggi, fatto perché questi sono problemi di giustizia c'è la penale, ripresa. quelli Abbiamo dell'immigrazione, fatto anche dei significa che noi tagli che contestualmente vogliamo adesso erano calpestare necessari. anche i Abbiamo fatto diritti uno di questi stesso esseri umani, stanziamento. perché poi vanno a lavorare in nero favorendo qualcuno che così evade ed elude, vanno a dare un contributo sostanziale all'economia criminale che così riesce a diventare ancora più forte con la collusione dei poteri politici, e Roma Capitale l'ha dimostrato, per cui noi siamo disponibilissimi ad approvare seduta stante una norma che faccia chiarezza e trasparenza. Se non lo si è fatto finora, forse è responsabilità di chi in tutti questi anni ha fatto parole mai seguite da fatti. Va bene, grazie a Nicola Arrivederci. Morra, buona Arrivederci. giornata.